mi ha colpito che in questi giorni siano venute fuori esigenze poste in modo diverso, si va da raccolte di firme, di proteste per chiedere il commissariamento della regione, a un intervento odierno sulla stampa di un consulente della regione ed ex ministro della sanità, che pone sul punto di vista degli interrogativi generali delle domande, anzi fa delle affermazioni rispetto alla centralità del servizio pubblico, alla necessità di ritornare a una struttura radicata nel territorio, che invece nello specifico sono sicuramente, a nostro avviso, molto condivisibili. Ecco, rispetto a questa, come dire, non voglio dire confusione perché è sbagliata, ma questa situazione magmatica nella partecipazione, nel mischiarsi correttamente di risposte di esperti e di domande della società civile, io credo che forse una valutazione su alcuni aspetti potresti darcela tu, Eleonora, nel senso, con la tua anche esperienza di amministratrice. No, io partirei da questa considerazione. Si parla molto, ed è molto corretto, perché è un'aspettativa molto diffusa, di fase 2. Mi domando se esisterà una fase 2 nel modo con il quale si rappresenta il tema della tutela della sanità a livello di opinione pubblica, e conseguentemente se esisterà una fase 2 di ripresa, di partecipazione intorno a questa questione, tale da poter influenzare i decisori politici e a consentire un ragionamento più articolato di quanto non sia avvenuto negli ultimi 20 anni. Non stupisce che il ministro Fazio, ex ministro Fazio, attuale consulente della Regione Piemonte, torni sul tema della medicina territoriale, perché era un tema che ai tempi di una situazione precedente, quella dell'H1N1, si era già approfondito nel rapporto tra lo Stato e le regioni, e già in allora si faceva riferimento, devo dire con uno slogan più che con una traduzione operativa, all'idea della medicina di territorio 24/24, quasi ad immaginare che l'insieme delle prestazioni di prima accoglienza in termini di non urgenza, ma soprattutto di presa in carico e di continuità delle condizioni di malattia, dovesse avvenire a tutto tondo nel livello territoriale. Peccato però, probabilmente anche per brevità della fase di responsabilità ministeriale, non si sia mai riusciti in quel periodo a sottoscrivere a livello nazionale un accordo con la medicina generale che consentisse la traduzione di un'intenzione in un modello organizzativo e in un adeguato riconoscimento. Ma perché voglio sottolineare il tema del modo diverso con il quale si può ragionare di sanità e di salute soltanto se riusciamo a costruire una nuova dimensione partecipativa? Perché in queste drammatiche settimane noi abbiamo scontato le conseguenze di questioni che fino a qualche tempo fa sembravano consegnate al dibattito istituzionale, al dibattito politico, e oggi sono diventate invece preoccupazione e senso comune. Ne cito qualcuna: la questione dei dispositivi di protezione individuale, che qui è stata richiamata, che era richiamata nell'ordine del giorno. Nel momento in cui si sommano le denunce e si sommano le preoccupazioni, assistiamo ad una sorta di rimbalzo tra la responsabilità delle aziende sanitarie locali come datori di lavoro e quindi come soggetti chiamati a tutelare i propri dipendenti e la Regione Piemonte. C'è un dibattito su tutto il tema delle circolari che consentivano o non consentivano alle ASL di fare in acquisti impropri o viceversa, se dovesse essere la regione a provvedere. Ora, io uso questo esempio, che è un esempio assolutamente acuto e di grande responsabilità per la situazione di esposizione al rischio che abbiamo visto, per richiamare un tema che prima della vicenda della pandemia
appassionava moltissimo le trasmissioni televisive e il modo con il quale la pubblica opinione veniva orientata rispetto a questa tematica degli acquisti e delle dotazioni del servizio sanitario. Ve le ricordate i servizi televisivi più o meno d'assalto in cui si diceva quale fosse il costo di una siringa in una determinata ASL e quale fosse il costo della stessa siringa in un'altra ASL di un'altra regione? Tutto per significare quanto fosse irragionevole il comportamento del sistema sanitario e quanto sarebbe stato desiderabile e auspicabile un accentramento delle acquisizioni, delle forniture e così via. Situazione verso la quale si è andati in Regione Piemonte nella fase del governo Cota e dell'assessorato Monferrino, che aveva appunto sottratto alle aziende sanitarie una serie di acquisti in autonomia proprio in nome della razionalizzazione, della concentrazione, per andare in direzione di sovrazone che dovessero provvedere ad una serie di acquisti centralizzati non solo sulle attività di consumo quotidiane ma anche su aspetti di più sofisticata tecnologia. Ebbene, questo sistema delle centralizzazioni è esattamente il sistema per cui le aziende hanno atteso, sono state impedite e la regione non è stata in grado di procedere. Allora, forse questa comunicazione mediatica che per 20 anni ha raccontato agli italiani che il sistema sanitario era un sistema in cui si concentravano sprechi ed errori e che adesso appunto parla del sistema sanitario in termini di un mondo popolato da eroi e da angeli e della politica come colpevole a prescindere indipendentemente dalle culture politiche e così via, forse potrebbe ritornare utile nella fase 2 se provasse a costruire un dibattito pubblico minimamente più consapevole, perché ad esempio questo del risparmio sulla centralizzazione è stato esattamente un mantra che ci ha accompagnato per moltissimi anni. Una seconda questione che torna molto nel dibattito delle riforme sociosanitarie è quella legata al fatto per cui i cambiamenti si debbano sempre fare a costo zero. Nella mia esperienza di vita e di politica non ho mai conosciuto avvii di cambiamenti che non avessero un costo iniziale maggiore dello status quo. Ma perché cito questa questione? Perché ogni qualvolta si è pensato di convertire una serie di funzioni assegnandole a livello territoriale, ad esempio promuovendo l'apertura dei gruppi di cure primarie tra i medici di medicina generale e quindi facendo in modo che condividendo luoghi comuni potessero anche consentire un'offerta di apertura in orario maggiore nell'arco della giornata, una condivisione tra professionisti delle cartelle cliniche dei pazienti e la prevenzione degli arrivi inappropriati nei pronto soccorso, era evidente che si sarebbe andati incontro, come siamo andati nel 2009 quando abbiamo provato a sperimentarlo, a dei costi aggiuntivi che certo dal mio punto di vista avrebbero stabilizzato, creato uno scheletro, un'ossatura di territorio al sistema e nel tempo, avrebbero anche consentito un risparmio almeno sull'inappropriatezza dell'attività ospedaliera, cioè del fatto che l'ospedale, visto come unica frontiera aperta 24 ore su 24, accoglie ogni livello di domanda di salute e di complessità portata dalle persone che vi si recano e quindi si trova anche chiamato ad agire su domande di salute che non sono necessariamente di medicina ospedaliera. Ma nel medio periodo si sarebbero potute compensare le virtù, le conseguenze virtuose di questo tipo di impianto. Eppure, in tutti gli anni che abbiamo nelle nostre spalle, ogni tipo di cambiamento e di riforma doveva avvenire a costo zero. Quindi, se si potenzia A, deve necessariamente decrescere B.
E questa modalità è una modalità che consente manovre di piccolissimo cabotaggio e non consente riforme strutturali che magari nel primo avvio, nel primo anno, nel primo biennio di andamento, anzi fanno verificare una lievitazione dei costi ed è quello che è successo. Perché quando abbiamo avviato questo nuovo impianto, immediatamente la giunta successiva l'ha interrotto dichiarando che non erano espliciti i risparmi che ne sarebbero conseguiti. Quindi, altro elemento sul quale avviare la discussione, non esiste una compatibilità, lo abbiamo già detto nella situazione precedente, che sia misurata sui livelli dei pareggi di bilancio che sono determinati nel generale bilancio dello Stato per la sanità. Esiste un pareggio che va costruito nel rapporto della domanda di salute, nelle modalità di appropriatezza e di priorità che culturalmente e scientificamente si definiscono, alle quali però vanno assegnate le risorse necessarie senza se e senza ma. Perché solo così si spiega il fatto che i livelli essenziali di assistenza, che si chiamano essenziali non perché sono minimi ma perché sono obbligatori, non siano invece perseguiti e praticati in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale. Sarà sempre soltanto l'incapacità del governo politico locale o sarà anche che quei livelli essenziali di assistenza non sono praticabili perché sottofinanziati e territori che partivano da situazioni di diseguaglianza non riusciranno e non riescono e non sono riusciti nel breve periodo a recuperare il gap di partenza? Perché anche ora che si parla tanto di revisione della riforma del titolo quinto, come se prima del 2004, parlo dell'avviamento in sanità, dell'applicazione della riforma del titolo quinto che è del 2001, ma nel 2004 fu il primo anno di definizione in cui non venivano più rimborsati i costi regionali della sanità a piedi lista, ma si doveva appunto definire il trasferimento nazionale sulle regioni e le regioni avrebbero dovuto garantire il funzionamento con quelle risorse, mi si vuole forse dire che in allora non esistessero differenze territoriali dal punto di vista dell'offerta della salute? Certo che esistevano, altrimenti non ci spiegheremmo la mobilità sanitaria interregionale che ha anche portato fortuna a alcune regioni del nord, tra cui la Lombardia. Quindi ci sono davvero dei discorsi che vanno destrutturati. Se vogliamo da questo shock, da questo trauma, uscire appunto nella fase 2 con una concezione diversa e una consapevolezza più fine, più attenta, ma soprattutto più rivolta alla costruzione del benessere. Nel contingente, per quello che è la domanda rivolta su che cosa abbiamo letto nella dimensione territoriale, a me sembra si debbano dire due cose. Non dimenticarsi mai che questo tema della tutela della salute è un tema socio-sanitario, formalmente socio-sanitario per moltissimi comparti, da quello che riguarda le condizioni della popolazione disabile, non autosufficiente, al tema della salute mentale, al tema delle dipendenze, al tema della sanità penitenziaria. Quindi un comune non può essere il convitato di pietra alle riunioni del Comitato per la Sicurezza in Prefettura o alle audizioni dell'unità di crisi. Un comune è un attore di queste politiche, concorre come attore a queste politiche. E Giatresso segnalava alcune questioni importanti che dal mio punto di vista non sono state affrontate con la dovuta urgenza. Il tema dell'RSA, il comune non è solo un attore del socio sanitario, ma è a sua volta un utente, perché una serie numerosissima di persone ricoverate in RSA prive di rete familiare hanno come tutore il comune di Torino, il sindaco di Torino o il sindaco del comune di residenza. Quindi il comune è contemporaneamente utilizzatore dei servizi e programmatore degli stessi.
concorrendovi anche con partecipazione economica. Da questo punto di vista, il livello di monitoraggio che si sarebbe dovuto pretendere da parte dell'amministrazione comunale sulle condizioni di salute all'interno di tutte le strutture in cui c'è una forte concentrazione, e conseguentemente era facilmente prevedibile anche da una come me che non è uno scienziato, che si sarebbero potute verificare situazioni ad altissima frequenza, a velocissima frequenza e a altissimi numeri di contagio. Ora il tema però è questo. Adesso che vediamo la situazione del Piemonte, di Torino e della sua provincia, non regredire come da attese, possiamo dire che si spiega tutto rispetto al fatto che sono stati effettuati più tamponi e si sono fatti esattamente nelle residenze sanitarie assistenziali, e quindi quella è la chiave interpretativa? Credo che nessuno riuscirebbe a dirlo, nessuno statistico, nessuno che lega con onestà intellettuale il dato. Quindi c'è evidenza che c'è un tema legato a una diffusione che viene definita domestica delle condizioni di possibile contagio. E qui subentra tutta la tematica di come gestire il fatto di persone che deospedalizzate devono proseguire una fase di post-acuzia e di isolamento, e di persone che non ospedalizzate o deospedalizzate in condizioni di relativa autonomia non possono condividere lo spazio della normale abitazione, della normale residenza con i propri familiari, data anche qual è la dimensione media delle condizioni abitative nelle quali tutti noi viviamo in una grande città come Torino. E qui entra tutto il tema dell'offerta, ma non solo alberghiera, anche della ricerca di soluzioni abitative minute e diffuse, che sono peraltro una risposta non della fase 1, della fase 1 e mezzo o della fase 2, ma dovrebbero essere questa questione del tema dell'organizzazione residenziale di prossimità, delle risposte di medio e di lungo periodo, perché voi pensate a tutte le condizioni di emergenza che vivono in questo momento le famiglie numerose, in cui un congiunto, un familiare ha questa condizione di malattia in essere e quindi vanno allontanati i bambini. Un tema che può essere rapportato ad altre condizioni di emergenza egualmente presente in futuro. Quindi dal punto di vista del ruolo dell'amministrazione comunale, a me sembra che si sia stati un po' lenti nella reazione, e questo c'è l'ordine del giorno di Treso, c'è stata la conferenza dei capigruppo del 13 marzo che lanciava l'allarme dei dormitori, c'è stata una mozione, che anche questa presentata da me, che è stata condivisa, in cui ponevo proprio il tema dell'offerta abitativa diffusa in relazione a questi casi, lentissimi. Sull'onda dell'emergenza si è poi provveduto con convenzioni, con ricerche, eccetera. Ma dall'altro lato, e termino su questa questione, dall'altro lato, se questa vicenda dolorosissima ci fa aprire gli occhi su determinati aspetti di come dovremmo riprogrammare il futuro, cerchiamo anche di evitare che qualcuno, usando qualche capro espiatorio, ci faccia perdere di vista il cuore delle questioni. E faccio questo esempio puntuale. Giustamente, comprensibilmente, le persone e le famiglie che hanno perduto un congiunto che era in RSA e che si è ammalato, stanno producendo moltissime cause per accertare i fatti e anche per chiedere conto delle responsabilità. Ma il tema delle RSA è diventato esplosivo in questo momento, ma è un tema che è più esplosivo in quelle situazioni che meno hanno coltivato nel tempo parametri di cura e di assistenza, anche in termini di dotazioni professionali di infermieri o sanitari, di minor garanzia rispetto all'accoglienza di persone che hanno, se sono in RSA, portatrici di una condizione di malattia e di non autosufficienza. Ora, la questione è questa. Non è che adesso si chiude il tema con
le condizioni che hanno avuto delle problematiche e non si discute più di quali siano le condizioni, ad esempio, dell'RSA degli anziani. Grazie. Ho però una domanda fatta via chat che potrebbe essere un avvio a un giro dei nostri tre interlocutori, consigliere Tressolo, consigliere Artesio e Fulvio Perini, che si collega molto a quanto ha detto Emanuele adesso e che può essere sintetizzato, viene da Daniela, e può essere sintetizzato in questo modo molto semplice, cioè che fare e in che modo, vista la condizione in cui noi ci troviamo. Ecco, girerei ai nostri primi intervenuti che hanno portato le testimonianze questa domanda insieme alle riflessioni sulla serata che intendono fare. Non so se sia una domanda che riecheggia il che fare di Lenin, quindi è oltre la mia capacità di reazione. No, Eleonora, nella maniera più assoluta non citerei mai Lenin, punto, ho chiuso. Ma il che fare in questa particolare situazione mi pare richieda esattamente la necessità, per chi ha dei ruoli istituzionali, di presidiare la questione, per chi ha dei ruoli di rappresentanza sociale di accompagnare questa situazione cercando di renderne evidenti tutte le contraddizioni. Io riesco a vedere soltanto questo dal punto di vista della conoscenza dello stato delle cose. Dal punto di vista del cambiamento dello stato delle cose, allora la citazione la faccio volutamente io, ed è questa. Io ho molto chiaro che quando si è istituito in questo paese il Servizio Sanitario Nazionale non lo si è istituito né soltanto per merito di una classe politica particolarmente illuminata, né soltanto per merito delle società scientifiche, delle professioni coinvolte, ma lo si è istituito in ragione di un movimento generale che ha assunto il tema della salute nei luoghi di lavoro e lo ha trasferito come tema di tutela da perseguire in ogni momento e in ogni condizione della vita delle persone, superando una situazione preesistente di persone tutelate e di persone non tutelate, dove i tutelati erano normalmente i maschi capi famiglia che lavoravano in grandi situazioni produttive. E come diceva il mio professore, ma credo caro a moltissimi tra noi, Eva Roddone, se la società non riprenderà in mano le finalità generali del sistema della tutela della salute, questo diventerà una grandissima torre di Babele, dove la torre di Babele, nella mia interpretazione, non è il fatto che si mescolino tante, troppe voci con linguaggi diversi, quanto il fatto che le finalità che singoli segmenti del sistema perseguono, piuttosto che le aspettative che singoli soggetti sociali praticano, non riescano mai a trovare una composizione. E che la composizione avvenga soltanto a seconda della prevalenza dei rapporti di potere in quel sistema. Quindi il che fare dal mio punto di vista vuol dire nuovamente sul piano culturale riappropriarsi della questione della tutela della salute come questione paradigmatica di tutte le tematiche dei diritti. Perché, lo voglio ricordare, l'articolo costituzionale cita esclusivamente per la tutela della salute il fatto che trattasi di un diritto della persona e di un interesse della comunità. Coniuga il bisogno e l'aspettativa dovuta verso il singolo con l'interesse generale. Lo fa esclusivamente relativamente al tema della tutela della salute. Quindi il che fare a me sembra esattamente questo, iscrivere il tema della tutela della salute dentro a tutte le letture politiche della situazione che si fanno e dentro a tutte le azioni di sensibilità che si praticano. Possibilmente non cadere in quello che io credo sarà il tranello di domani o di dopodomani, cioè di far tornare il dibattito sul sistema sanitario italiano come un conflitto tra corpi istituzionali, Stato e Regioni da una parte, Stato e aziende sanitarie dall'altra, quando il tema vero è che i problemi che stiamo misurando
derivano dal fatto che si è introdotta una cultura e un criterio di aziendalizzazione all'interno del sistema. E questo è molto più sotterraneo di quanto non sia il dibattito esplicito che già sta facendo fibrillare il Parlamento sul ricentralizziamo tutta la sanità oppure la lasciamo ai governi regionali. Se ci limiteremo a questo, sarà di nuovo una questione di rapporti di potere, da cui le persone saranno estromesse. Magari le persone potranno anche accompagnare con soddisfazione questo dibattito, perché quando si è stati così colpiti, segnati, provati, il fatto di avere una soluzione semplice sembra essere una rassicurazione, ma mi pare che abbiamo visto che le soluzioni semplici non sono mai delle soluzioni utili. Io ho finito.